edizione del Trofeo del Gabbiano qui alla Sciorba. Marasacchi, una bella soddisfazione aver organizzato una vera e propria festa per tutti i giovanissimi nuotatori di tutta la Liguria. Sì, l'abbiamo voluto organizzare proprio come dici tu, che sia una festa. Le società che hanno potuto partecipare non sono tanti, perché qualcuno ha ancora paura di muoversi e non sapevano come poteva essere organizzata, eccetera. Anche se, come hai visto tu, è assolutamente organizzata in massima sicurezza. E altri perché magari hanno problemi anche economici. Per noi è pesante, perché sicuramente sarà una manifestazione organizzata in perdita, ma ci tenevamo proprio per dare ai ragazzi la gioia di gareggiare tutti assieme, la gioia di essere, di premiarsi, perché poi metteremo la medaglia sul podio e loro si prenderanno la medaglia, non si può né stringere le mani né mettere la medaglia al corpo. Comunque siamo comunque molto soddisfatti. Il gabbiano è il simbolo della società. Sì, il gabbiano è il simbolo della nostra società. Il nostro simbolo è molto bello, ma era un po' serio, per cui l'anno scorso abbiamo chiesto a un nostro ex atleta, che è un grafico, Matteo Mazzotta, di farci un gabbiano un po' più buffo, proprio pensando a quello che poteva piacere ai ragazzini. Infatti le medaglie del Trofeo del Gabbiano sono con questo simbolo più buffo e più adatto a bambini. Parliamo di esordienti, quindi parliamo di giovanissimi. Genova Nuoto non ha solo atleti di livello nazionale, ma segue praticamente tutte le età, e in particolar modo è soddisfacente vedere tanti giovani, quindi un vivaio che ora in cui la quantità è un punto di forza. È molto importante avere un vivaio. Questa pandemia metterà tutti a rischio, perché quelli che ci sono, che c'erano già, hanno continuato a partecipare, anzi hanno partecipato più forse degli altri anni, perché rispetto ai ragazzini che non fanno niente sono sicuramente molto più fortunati di poter fare una cosa che piace, che a loro piace. Però per il futuro siamo tutti molto preoccupati, perché le scuole nuoto sono ferme e quindi ci saranno dei buchi grossissimi poi. E il vivaio è basilare per una società per poter andare avanti, e deve essere più ampio e più possibilità poi hai di trovare dei futuri campioni. Chi è che in Genova Nuoto a livello tecnico segue, si prende cura degli esordienti? Allora, per gli esordienti B sono Valerio Gasparini e Carlotta Adani, i responsabili. Per gli esordienti A, Mattia Cotta e Cristian Gattorno, che curano gli esordienti, quindi gli esordienti A, che sono quelli appena più grandi, pronti poi a passare nella categoria ragazzi. Ecco, a livello di reclutamento, com'è che funziona? Questi giovanissimi, com'è che sono avvicinati al nuoto, e soprattutto in che modo gli allenatori riescono a farli innamorare, quindi sempre più impegnare verso obiettivi più grandi? È quello che dicevo prima, per il quale tutti siamo preoccupati, cioè iniziano dalla scuola nuoto, quando vedi un po' di talento eccetera, e comincia a invitare i genitori a buttarsi in questa avventura, che io consiglio a tutti, perché è un'avventura bellissima per i ragazzi, ma bellissima anche per i genitori. E quindi parte da lì, poi passano la categoria esordienti B, e lì devi trasmettere l'entusiasmo, la voglia di essere squadra, la voglia di fare delle cose senza però stressarti, perché è giusto che sia comunque un gioco e che non abbiano paura di gareggiare, che non si sentano ansiosi di dover già dare delle prestazioni. Questo viene richiesto, deve essere richiesto più avanti.